Benvenuti alla pillola di oggi, vi dedichiamo alla scelta dell'acqua migliore per il vostro tè perfetto. L'acqua insieme al tè sono le due bevande bevute in tutto il mondo quotidianamente e questo è un po' un mantra, lo sappiamo un po' tutti. Cosa invece si sa poco è in effetti quanto le due vanno d'accordo. Il tè è molto schizzinoso per quanto riguarda la scelta dell'acqua, non è proprio così scontato che tutti i tipi di acqua siano perfetti per la preparazione di tutti i tipi di tè. Pur essendo in odore, in colore, in sapore, l'acqua nelle sue componenti si comporta, incontrando le componenti del tè, in modo differente, per cui la base è fondamentale e sceglierla veramente diventa importante. Prima di tutto mi piacerebbe far ragionare chi mi ascolta, le persone, sull'utilizzo degli accessori per il riscaldamento dell'acqua. Molto spesso siamo distratti e non vediamo cosa succede all'interno di questi recipienti. A volte con una sola infusione si ricoprono di una patina bianca, a volte dopo 3, 4, 10 infusori, il nostro riscaldamento dell'acqua, il nostro bollitore o il nostro pentolino in effetti si presenta un po' più chiaro rispetto ai primi utilizzi. Questa patina è una patina di calcare, sono dei residui che l'acqua scaldando rilascia e deposita sul fondo. Si dice che abbiamo utilizzato o riscaldato un'acqua dura, significa che ha tanti minerali più del dovuto o di quanto un tè possa permettere e il risultato in tazza è un sapore un po' metallico, un sapore che poi alla fine non è completo. In conseguenza possiamo pensare che allora è sufficiente scegliere un'acqua dolce, quindi con zero sali o comunque zero componenti minerali. No, perché in questo caso il tè che andiamo ad assaggiare e a preparare poi non ci piace, perché è veramente anonimo, non ha personalità, dopo un sorso lo abbandoniamo. L'equilibrio è importante nella scelta dell'acqua. Abbiamo Liu, il nostro maestro, mentore, per quanto riguarda proprio la storia del tè, le preparazioni, tutti i consigli per una perfetta preparazione del tè, che dedica parecchie righe sulla scelta dell'acqua e crea proprio una gerarchia. Mentalizziamoci che stiamo parlando di un canone, un libro, un vademecum scritto nell'anno 758, quindi in piena dinastia Tang. E all'epoca Liu aveva già dato questa gerarchia dell'acqua, quindi preferiva un'acqua di sorgente, dava la possibilità alla scelta di un'acqua di fiume, purché l'acqua fosse scelta nel centro del fiume, e come terza scelta, anzi come scarto, era l'acqua dei pozzi, soprattutto se questi pozzi erano vicino ai centri abitati. Scelta l'acqua di sorgente, era ancora più schizzinoso anche lui, perché diceva non tutta l'acqua di sorgente è perfetta, l'acqua che deposita sui lati non va bene, l'acqua che arriva da una cascata o comunque da un corso irruente non va bene perché con sé riporta tutti i depositi, quindi è meglio un corso più tranquillo. Ovviamente noi questo ragionamento non lo possiamo applicare, pur essendo molto moderno e pur essendo molto reale, dà comunque l'idea di un'acqua pura. Noi la purezza la andiamo a scegliere da un'acqua minerale naturale, ovviamente da sorgente. Il mio consiglio, e il consiglio comunque di tutti gli esperti del tè, è di scenderla con un pH neutro, vuol dire siamo nell'intorno del 7. No, comunque non si può scendere al di sotto del 6.5 e non si può scendere un'acqua con un pH superiore al 7.5. L'altra informazione importante da considerare è il residuo fisso, che deve essere non superiore al numero 150 mg per litro, ovviamente. Può scendere nell'intorno del 60 è comunque ancora ottimo, ma non può andare a zero, perché in questo caso l'acqua perderebbe dei componenti che rendono il tè eccellente. La considerazione che vi ho lasciato in conclusione al discorso dell'acqua, perché di fatto non
non abbiamo una risposta definitiva, univoca. Diciamo che la ricerca dell'acqua perfetta sta un po' a noi, in base anche al tè perfetto che vogliamo, comunque il tè che andiamo a preparare. Però lui come indicazione lascia che l'acqua perfetta è esattamente l'acqua dove il tè è nato, comunque è stato prodotto. Ma in tutto sommato questa considerazione è reale, se vogliamo dirla tutta, perché la componente principale della foglia del tè è proprio l'acqua, e la foglia del tè si compone del 98,5% di acqua. Quindi andare a preparare esattamente con l'acqua di produzione, tutto sommato, non è proprio la risposta all'interpretazione sbagliata. Possiamo dare delle indicazioni noi sulla preparazione del tè e la scelta dell'acqua. Quindi, se noi andiamo a preparare un tè chiaro, vuol dire un tè bianco, un tè verde, il nostro consiglio, il mio consiglio, è, per averlo veramente limpido e brillante in tazza, è di scegliere un'acqua con un residuo fisso un po' più basso, mentre invece un po' più di sali minerali sono consigliati se andiamo a preparare una tazza di tè ossidato o di tè con provenienza, intendo la zona del Fujian, quindi questi tè di roccia dove la parte minerale è più importante, idem per un tè fermentato o puer. Quindi se andiamo a vedere due tipi di tè, così a occhi chiusi, come pillola generale, consiglio generale, un'acqua un po' più ricca di sali minerali per un tè scuro, un'acqua un po' più leggera di sali minerali per quanto riguarda un tè delicatissimo come questo Bilocciun arrotolato a mano. Un ultimo consiglio che mi sento di dare è che il mondo del tè dà, soprattutto nei primi passi dell'ABC, quando utilizziamo un'acqua, una volta che l'abbiamo scelta, cerchiamo di utilizzarla tutta. Esauriamola in questo tè o nelle infusioni successive della giornata, nell'arco ovviamente della temperatura. Non andiamo a riscaldarla ogni volta. Quindi assolutamente, ve lo do veramente come consiglio, usiamo sempre dell'acqua, si dice fresca, quindi andiamo sempre a riscaldare dell'acqua e non usiamo un'acqua di seconda bollitura. Con questo vi lascio a questo punto a quello che potete già intuire essere l'altro anello importante per una perfetta infusione, che è la temperatura.